Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi siamo qui per l'analisi di Sassuolo Milan. Domani uscirà il pagellone, però oggi vi do anche un'altra grande notizia, una notizia shock, quindi rimanete collegati fino all'ultima parte del video. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale di Milan Inside e seguiteci su tutti i social e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, che dire della partita di ieri? Male, molto molto male. C'è veramente poco da dire, forse una delle partite più brutte di tutta la gestione Pioli, tanta imprecisione, tanta fretta inutile, tanta distrazione, veramente c'è poco da dire, abbiamo fatto male ragazzi, eppure gli spazi c'erano. È vero che ce ne sono stati di più all'inizio e dopo il Sassuolo ha preso le misure e ha arretrato il baricentro. Però male male ragazzi. Se giochiamo così il derby la vedo veramente dura. La vedo veramente dura perché cioè, così è difficile vincere e fare punti contro chiunque. Meno male che siamo riusciti a pareggiare per merito di un grosso portiere, Magic Mike, che ha neutralizzato nel primo tempo il rigore di Berardi. E meno male, altrimenti oggi eravamo qui a parlare di una sconfitta. La sensazione è che Milan potesse giocare anche 2 giorni, non avrebbe mai segnato. Non avrebbe mai segnato. Calcio d'angoli battuti male. Tanti passaggi di messa laterale direttamente fuori, pochi spunti. L'unico che ci ha provato un po' è stato Leao, però poveretto, è la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta. Scusate il termine, però un po' mi girano. Zero iniziativa dagli altri, l'altro un po'. Diciamo, se ne volessimo salvare 3, però poi andiamo nello specifico domani, direi Maignan, un po' Leao e Bennacer. Poi per il resto stop. Ci saranno un sacco di insufficienze, ragazzi, ve lo anticipo. Però rimanendo limitatamente all'analisi, veramente c'è ben poco da dire perché, ripeto, il Milan parte anche discretamente bene, trova degli spazi, crea tante occasioni senza concretizzarle, tra cui un tiro alto di Leao praticamente a porta vuota, l'altro tiro di Leao uscito di poco, l'occasione per Giroud che però la prende male, la tira fuori. Poi da rigore, blackout. Rigore per il Sassuolo, parato fortunatamente da Maignan. Sassuolo che si riassesta, primo tempo finisce così. Secondo, è vero che abbiamo giocato praticamente sempre nella metà campo del Sassuolo, però io di grosse occasioni non ne ricordo. Cioè, a parte un tiro di Leao centrale al 93esimo, io non ne ricordo. Male male, ragazzi. Ripeto. Mi dispiace dirlo, ma se giochiamo così il derby, la vedo molto dura. Non perché io abbia paura dell'Inter o l'Inter mi fa paura o per me è più forte e quant'altro. Semplicemente perché giocando così rischi di perdere con chiunque. Molto semplice, anche con il Monza, anche con la Cremonese, anche con il Lecce, rischi di perdere se giochi così. E ieri non hai perso, ripeto, solo per un grande portiere. Questo è quando. Passiamo alla notizia shock, ragazzi. Pioli
Potrebbe già essere arrivata l'ufficialità, come potrebbe arrivare a momenti, dipende anche da quando vedrete il video, però nella giornata di oggi arriva ufficialmente, comincia ufficialmente l'era Redbeard, con il passaggio ufficiale da Elliot a, capeggiato da Singer, a cardinale, che ha trovato altri investitori. Che non stiamo qui a elencare semplicemente perché ne sono tanti, però posso dire che sono importanti. E vi invito a una riflessione, vi lascio con questa riflessione. Allora, fin da quando c'è stato il signing, cioè la firma, che arrivò a giugno, luglio, non ricordo precisamente. Insomma, già da allora si sapeva che il closing ufficiale sarebbe arrivato a settembre. Ora, perché tutta questa fretta di anticiparlo ad oggi, ad un giorno dalla chiusura del mercato? Uno potrebbe rispondere, dice, non c'entra niente, vuole semplicemente chiudere perché vuole essere presente sabato al derby. Rispettabile come risposta, la questione è che però avrebbe potuto tranquillamente, ripeto, effettuare il closing per esempio venerdì a mercato chiuso il giorno prima del derby e si presentava sabato allo stadio. Perché effettuarlo oggi, ripeto, a un giorno dalla chiusura del calciomercato? Ci riserva una sorpresina, Jerry? Speriamo. Non perché voglio fare il melodrammatico dopo la partita di ieri, ma è un problema storico, annale, quello dell'ala destra. Io la lancio lì, è un grosso rischio, però la dico. Messias e Saelemaekers, indipendentemente dai due, tanto chi metti fa pena, mi fanno, lo dico, mi fanno rimpiangere. Suso, mi fanno rimpiangere Suso. Non voglio essere eccessivo, ma questo è quanto. Ed è critica la situazione se mi fanno rimpiangere Suso. Quindi, ritornando brevemente alla questione di prima, perché anticiparlo con tutta questa fretta ad oggi? Jerry ci riserva un colpo all'ultimo, il colpo da 90 del mercato oltre De Ketelaere, magari un Ziyech che non va più all'Ajax. Scusatemi, vedremo, non ci resta che attendere. Nel frattempo, ragazzi, io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani per le pagelle. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate sia dell'analisi della partita che del closing. Dopodiché, domani termina il mercato e venerdì ci ritroviamo qui per analizzare un po' tutti i trasferimenti in ambito rosso-nero in ambito Milan. Vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo gentilmente il like, iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social e il sito internet www.arcimilaninside.com. Ciao ragazzi e nonostante tutto, nonostante la rabbia, sempre Forza Milan.